Di alcuni siti finanziari come SOS Trader e organizzatore di Investing Napoli, che ricordiamo al prossimo appuntamento in agenda il 1° di aprile. Pietro, ci sei? Sì, ciao, buonasera. Ciao, benvenuto. Allora, hai guardato i mercati oggi veramente scoppiettanti. Qual è il tuo commento così a caldo? Ma il commento è che ho passato veramente un'ora in cui ho fatto tante operazioni e io francamente sono un po' frastornato perché abbiamo assistito a movimenti assolutamente inconsueti, a cominciare da quanto proprio 4 ore fa è successo sull'euro-dollaro, che ha fatto un movimento che io raramente è partito da 1,0825, è arrivato fino a 1,11 e sopra, francamente in giro di 4 ore. Vedere questi movimenti assolutamente inconsueti è una grande opportunità per chi ha la capacità di girarsi quando è dalla parte contraria. Quindi cioè, fondamentale in questi movimenti è avere uno stop in macchina, perché ovviamente se sei dalla parte sbagliata è un disastro. Non c'è dubbio, però sono anche, ti devo anche segnalare che io almeno ho fatto un po' fatica sulle mie piattaforme di trading, perché è una cosa che non tutti sanno, ma che in questi momenti fast market in realtà si creano dei muti, e quindi ho fatto fatica soprattutto nella revoca di alcuni ordini sul FTSE MIB Future, anche sull'Eurex, sul DAX, e questo secondo me è una cosa da tenere in considerazione, nel senso che l'effetto, come dire, tecnologia che ti va contro va anche preso in considerazione, perché ti assicuro che spesse volte, ahimè, è capitato di avere situazioni un po' complicate, sai, poi quando sei sotto stress devi prendere una decisione in un secondo, il rischio di perdere, come dire, la freddezza nel revocare gli ordini, nel capire se effettivamente un ordine è passato o meno, è più faticoso rispetto a quanto uno possa immaginare. Quindi non sottovalutare questo elemento di muto negli ordini che si crea in questi momenti fast market, secondo me è fondamentale, così come è fondamentale considera anche lo slippage, nel senso che quando l'euro-dollaro è partito intorno alle 15,22-23, era quasi impossibile venderlo a rialzo, perché è partito talmente velocemente che non riusciva a trovare una controparte che non fissava un prezzo che poteva ospitare. È partito talmente svelto che operativamente era impossibile salirci su, o meglio, l'unica cosa da fare era prendere al meglio, ma con la volatilità così è una cosa assolutamente sconsigliabile. Quindi insomma, l'elemento sul quale invito a riflettere è anche questo discorso della tecnologia, che in momenti così peculiari può creare un po' di problemini. Pietro, adesso spostiamoci sul mercato domestico, quindi su Piazza Affari, e vediamo un po' cos'è successo e se ci sono dei titoli da cogliere dopo i movimenti di oggi. Per esempio, sul settore bancario ci si può fidare o forse non è ancora il caso di fidarsi? Ci sono dei movimenti oggi che in effetti sono impressionanti. No, i movimenti impressionanti è un fatto oggettivo. Io differenzierei a seconda della propensione a rischio e del time frame. O meglio, se tu sei un investitore in grado di seguire minuto per minuto le contrattazioni, hai quel know-how, quella competenza per, come diciamo prima, chiudersi anche rapidamente se sei dalla parte sbagliata del treno, è un mercato straordinariamente pieno di opportunità. Se viceversa invece l'orizzonte è di più di ampio respiro, probabilmente un Unicredit a più 8 o una Banca Carige a più 7 non l'acquisterei, aspetterei che questo movimento in qualche modo si consolidi, che le idee si riordino, e quindi aspetterei una fase di consolidamento per entrare. Quindi la risposta non è ambigua, ma sembra ambigua, ma in realtà è puntuale, nel senso che se l'orizzonte è stretto, probabilmente questo è il momento per entrare sul mercato. Se l'orizzonte è più largo, aspetterei un attimo che il mercato riassorba questi eccessi, entrerei magari anche sul livello peggiore, ma con un grado di rischio più basso, e questo ritengo sia fondamentale per fare trading in maniera sensata. Ecco, ripeto la domanda che ho fatto anche prima a Marco Tosoni, come vedi il mercato americano alla luce degli ultimi movimenti? Quindi l'Europa sembra indirizzata verso un rialzo duraturo,
l'America che invece è molto più già avanti come quotazioni, a tuo avviso potrebbe subire un ritracciamento oppure si allineerà a questo trend? Ma guarda, quello che vedo è che il tentativo di rottura dei 2000 punti del mini S&P Future, che credo il future più guardato in assoluto al mondo, è fallito. I prezzi dopo un'escursione sopra i 2000 adesso stanno mestamente ritracciando sotto questo livello che ritengo sia uno spartiacque fondamentale tra positività e negatività. Il mercato americano credo che beneficerà in maniera minore di quanto sta succedendo adesso in Europa in virtù di queste mosse della BCE, che fra altre cose credo che siano state piuttosto sorprendenti, nel senso che veramente si è andato con la mano pesante, e il ragionamento che potrebbe fare il mercato è quali saranno le prossime mosse che potrà dare di stimolo Draghi, visto che sta sparando tutte le cartucce. Quindi l'impressione è che il mercato americano dopo queste ultime 3 settimane buone, io penso che si metterà in laterale o laterale ribassista, e quindi anche qui attenderei per entrare, perché se l'S&P 500, non nel future, cioè l'S&P 500 con il più reso dal 2000, secondo me la prudenza è ancora necessaria. Perfetto, Pietro, grazie mille per la gentilezza, seguiremo grazie ovviamente le tue indicazioni di mercato nelle prossime giornate, ti diamo appuntamento okay. Alle prossime puntate. A presto allora, grazie. Grazie mille, arrivederci. Allora Stefano.